Una serata magica, quella della 24esima edizione del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, che ha visto come location il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento tanti gli ospiti e i premiati all'evento del patron Mario Esposito, affiancato al podio dalla madrina Angela Achilli. Il teatro, il cinema, il mondo della cultura in primo piano sul palcoscenico, che ha visto i personaggi più rappresentativi di questi ultimi tempi. Il sipario si apre con un video di Maurizio Costanzo che ringrazia per il premio ricevuto e poi tra gli altri ospiti Cristian De Sica e Sergio Cammariere, premiati da Luca Barbareschi e Danilo Rea, responsabili della sezione teatro e musica del riconoscimento. Il premio mi gratifica, io di premi ne prendo pochi, però quando ho saputo che era a Sorrento sono doppiamente felice, anche perché quest'anno alle giornate professionali del cinema tornerà a Sorrento il premio Vittorio De Sica, che per tanti anni è stato qui, poi è stato portato a Roma al Quirinale, adesso grazie a Dio ritorna a Sorrento, quindi papà sarà sicuramente felice. Sorrento è nella musica, è nel firmamento musicale, ci sono delle canzoni che la ricordano, anche quella del nostro amato Lucio Dalla ricordava questo luogo come un luogo incantato. Momenti di grande suggestione con la musica di Svetlana Kesian, Pier Davide Carone, pupillo di Lucio Dalla, premiato come migliore autore. Passaggio, la vita non è un film, cosa vuoi che mi succeda? E mentre penso questo all'improvviso cambia strada. Dammi la mano bambina e vieni nel bosco, no che non sono un estraneo, io ti conosco, vengo dal tuo stesso posto. Tante risate con Gino Rivieccio, che ha ricevuto da Giancarlo Magalli il premio speciale Dino Verde per i 40 anni di attività. Premi per il giornalismo a Fabrizio D'Esposito e Gennaro San Giuliano. Una passerella anche per il cinema e le fiction che hanno fatto appassionare gli italiani con Ludovica Nasti, protagonista della fortunata serie Rai L'amica geniale. Personaggio femminile dell'anno Vanessa Gravina, tra le protagoniste della fortunata serie Rai Il paradiso delle signore. Tra gli ospiti della elegantissima kermesse il giornalista Magdi Cristiano Allamme e le attrici Francesca Cavallin e Anna Capasso. La serata è stata dedicata alla memoria del prefetto Mario Esposito, già presidente onorario del premio, cui è stato dedicato un tributo in versi interpretato da Antonio Salvoni e Liborio Prete. Un evento che anno dopo anno matura in bellezza e si aggiudica un posto speciale tra le manifestazioni culturali campane. Lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare.